Allora, davanti a me, e quindi di conseguenza tra un attimo nelle vostre case, è seduta una signora che, voi dite, quante volte la ripete Paola questa frase, parlo di me in terza persona, se io fossi uno sceneggiatore, io comincerei a scrivere un film su di lei e sulla sua famiglia. Anna Barbara Galli è lei, questa ragazza, giovane, sorridente, di professione medico di base. Ben arrivata, grazie di essere con noi. Grazie infinite. Medico di base, come suo marito, le dicevo poco fa, sai quando inizi a studiare un tuo ospite? Di professione medico di base, come suo marito, conosciuto a Calcutta. Ops, e già lì cominci a dire se due medici di base, entrambi valtellinesi mi pare, vero? Sì. Si conoscono a Calcutta, vuol dire che già un certo modo di intendere la vita c'è. Come andò? Allora, andò che io ero al primo anno di università e mio marito era al quarto anno e io ero già attratta da questa cosa. Poi casualmente il ragazzo che si occupava di questi scambi di studenti di medicina all'estero mi chiamò a giugno e mi disse: Anna, se vuoi per settembre, un ragazzo ha rinunciato e ci sono due posti. Quindi io sapevo che c'era questo ragazzo di Tirano che era interessato, ma non lo conoscevo. E questo il ragazzo di Tirano lo riconosce? È lo lui? Riconosco, ebbene sì. Sì, allora era più o meno così, bello nero, non grigio come allora. Quello è, non ci come credereste, ma da questa coppia meravigliosa non avete neanche idea di delle cose che sappiano fare questi due. Sono qui apposta la dottoressa per raccontarcelo. Sono nati 5 figli. Figli dalla mamma di pancia. E poi ce ne sono 3 che sono figli, ma sono figli in affido. Quindi come lei abbia fatto 5 figli lo sa solo lei, dottoressa, ma questo assolutamente lo volevo dirlo, l'ho detto. Il concetto di accoglienza per voi siete una gioiosa macchina di accoglienza, siete persone meravigliose che hanno fatto della propria casa una bella tribù, no? Da cosa? Ovviamente ragionate entrambi nella stessa maniera, volete entrambi le stesse cose, però come siete riusciti a mettere insieme tutto questo? Ma allora, come accennavo ieri un po', cioè la cosa paradossale è che tutta questa cosa è iniziata da un bisogno. Cioè noi ci trovavamo neosposati a Sondrio, in una città dove io, la mia famiglia d'origine è di Livigno, quindi non ero praticamente sola. Cercando aiuto, insomma i casi della vita, cioè noi cercavamo qualche famiglia, cercavamo relazioni perché fossimo aiutati e adesso per farla breve, nel giro di 2 mesi ci siamo trovati il Mattia, che è il nostro primo ragazzo in affido a casa nostra. Allora, quindi voi siete partiti dal primo ragazzo in affido a casa vostra, no? Avevamo Lorenzo e Benedetta piccolini di 2-3 anni. Ecco, giusto, non avendo neanche un aiuto, cosa hanno pensato loro? Portiamoci in casa un altro bambino. E questo è... Quanto è bella, è un sorriso formidabile. Portiamoci in casa un altro bambino. Mattia Felpa Verde, esatto, giusto? Sì, in fotografia per facilitarvi, esatto. Anche perché sono talmente tanti che è il caso di dire chi sia Mattia. Mattia arriva a 10 anni e sì. Dottoressa, non è facile trasformare un ragazzo che entra in una casa, che viene dato in affido, in un fratello maggiore. Voi ci siete riusciti con una formula di amore, comprensione, fratellanza vera, con i vostri 2 figli che erano già in casa. Sì, sono stati loro quasi. Adesso mi viene in mente, mentre mi fa questa domanda, che il primo giorno in cui lui doveva arrivare nevicava e quindi lui doveva arrivare con i suoi genitori da noi per il primo incontro, per vedere la casa. E quindi, visto che nevicava, il papà di lui ci chiama e ci dice no, c'è la neve sulla strada, non veniamo. I nostri figli, Lorenzo, che allora... Lorenzo è vicino alla Maglia Verde. Sì. Il nostro primogenito. Lorenzo, 3 anni, inizia a piangere disperato. Non è giusto! Mi avete detto che arrivava, perché non arriva? Io ve l'ho detto, scrivete un film. Non poi non dite che io non vi abbia dato l'idea, eh. Scrivetelo questo film. Meraviglioso. Quindi c'è anche una rimostranza sindacale dei 2 che già si sentivano fratelli, di questo fratello maggiore che sarebbe arrivato.
E prendere un bambino in affido significa, ecco, lei l'ha appena detto, il papà e la mamma, quindi significa sapere che non sia direttamente figlio tuo, ma inglobarlo perfettamente. Non è un'operazione semplice, ma voi ci siete riusciti. Beh, noi lo diciamo sempre che l'affido ci ha insegnato a essere genitori veri con i nostri figli. Cioè, con i figli in affido, cioè i figli in affido ci hanno sempre ricordato che anche i figli nostri non sono nostri figli, primo. Questa è una cosa, cioè, che ci hanno insegnato loro. La seconda cosa è il mistero che sta dietro anche ai figli tuoi. Cioè, perché i figli altri... Ovviamente tu non sai, tante parti non le puoi sapere, non le saprai mai e le devi accogliere con quei pezzi che tu, sì, no, a cui certo, tu non puoi accedere. Invece magari con i figli nostri tante volte diamo per scontato di sapere, di prevedere, di farci aspettative. Invece ecco, lo stile dell'affido messo sui nostri figli, cioè, ci ha insegnato a... E guardate, una qualità di essere genitori. Ecco. È già... da abbraccio quello che la dottoressa ha appena detto. Sarà per questo motivo che arrivano anche Deborah e Abdul. Ora, leggere la scheda della nostra ospite è stato vedere una squadra di pallone che si formava piano piano, molto mista, molto diversa, uomini e donne. Ecco, voi giustamente avete trovato giusto, corretto, scusi la ripetizione, chiamare anche altri due figli in affido. Erano già arrivati a 5... I figli, diciamo, di famiglia vostra? No, si sono intervallati. Si sono intervallati, sì, quindi lei trovava giusto ogni tanto arrivare col pancione. Esatto. E nel frattempo... la storia di Deborah, adesso arriviamo alla storia di Deborah che che merita un'attenzione. Vi diciamo subito che Abdul sta per diventare papà? Esatto. Giusto? Quindi state per diventare nonna. Allora, Abdul com'è arrivato? Abdul? Sì. Allora, Abdul era un minore non accompagnato, cioè era in una comunità a Tirano. Sì. Questa comunità era coordinata da una nostra amica di vecchia data che aveva anche lei avuto esperienze di affido e quindi su un gruppo di famiglie affidatarie ha scritto che Abdul terminava con i 18 anni, non era più possibile tenerlo in questa comunità di minori, appunto perché non era più minore, però aveva il sogno di diventare medico. Ah! Capirai, ha invitato la lepre a correre, cioè, qua proprio, Calcutta, cioè, medici, siamo qui, cioè, e quindi la messa, cioè, è arrivato su un vassoio d'argento, quindi nulla di più. Esattamente. E quindi, è arrivato da voi da maggiorenne. Da maggiorenne che però stava frequentando il secondo anno di liceo scientifico, cioè lui è arrivato e è arrivato in Italia, in pochi anni ha avuto la licenza media e poi ha iniziato, però essendo arrivato a 16 anni, capito, era... E senta, dottoressa Galli, mi faccia capire, a casa vostra, come tutto questo traffico, nel frattempo voi eravate sempre con Mattia? Certo, sì. C'era sì, anche sì, Mattia, sì, sì, chiaramente. Mattia e Deborah, lui è il terzo arrivato. Ecco, lui è il terzo arrivato, lei chiaramente tiene il conto di tutto. Ecco, c'è, molte, si fa colazione al mattino, tutti insieme, schieriamo tutto. Nel frattempo il suo lavoro di medico proseguiva e così proseguiva anche quello di suo marito. Sì, sì, sì. Sempre certo, a Sondrio, senza avere aiuti, senza Beh, allora avere... in realtà a Sondrio è stata l'ultima tappa, perché all'inizio del nostro matrimonio io ero a Monza a fare la specialità, che dovevo terminare, cioè dovevo fare i 3 anni di specialità di medicina generale. Mio marito, dopo un mese dal nostro matrimonio, è stato chiamato a Livigno, a casa mia. No, va bene, Insomma, è una mappa geografica, ci sono persone... Poi ci siamo spostati a Grosio e Tirano, poi pian pianino siamo riusciti ad arrivare a Sondrio entrambi. E tutto con questi bambini che arrivavano, lei partoriva, ribadisco non so come, ne ha 5, 5 suoi, e nel frattempo arrivavano anche questi altri ragazzi. È meraviglioso perché la dottoressa non mi guarda manco se la pago. Da quando ci sono... No, non lo potete vedere voi questo, grazie al nostro Alessandro Teresa. Vede queste foto e sta così. È proprio tutta lanciata su questa meravigliosa compagine di bambini. No, guardi, lei mi fa una tenerezza meravigliosa. Allora, dicevamo Deborah. Sì. Deborah. Terzo figlio che arriva... Sì, Deborah è arrivata 2012... sì, quando avevamo i 3 figli.
Gabriele è nato a febbraio e lei è arrivata a settembre, iniziava il primo anno di superiori. Bene. Abbiamo tre figli e il Mattia. Perfetto. E Debora? E Debora è arrivata assolutamente, una perfetta teenager, ribelle. Arriva in questa famiglia con tutti, come posso dire, tutti i principi capovolti. Cioè, non voglio sapere niente, non voglio saperne di niente. Però ha incontrato una famiglia molto colorata e colorita, molto numerosa. Insomma, io ribadisco, provo a immaginare le cene e le colazioni a casa vostra. Lei è figlia unica, tra l'altro. Lei è figlia unica e che cosa accade? Accade che, dunque, per un po' di mesi, cioè, Debora vagava per la casa e i nostri figli la chiamavano quella là. Ah, cioè... quella là, perché... andava perché letto voleva starsene vestita, per conto suo. Sì, non... Poi, insomma, ovviamente la nostra barca intanto andava avanti, lei ci guardava un po' allibita, un po' così, e mi ricordo questo fatto che forse a gennaio, quindi lei è arrivata a settembre, mi pare già a gennaio, noi siamo stati al CERMIC, c'erano degli incontri per le famiglie 3 giorni e l'assistente sociale l'ha obbligata a venire, cioè è stata proprio obbligata. Obbligata. Quindi... assolutamente. Ma insomma, come se le aveste dato la medicina amara. Tornando, e cattivissima. Tornando in macchina abbiamo fatto il giro così briefing di questi giorni, abbiamo chiesto a tutti i figli qual era stata la cosa più bella e Debora ha detto la cosa più bella è la cioccolata della macchinetta del caffè. Della macchinetta. Che non è esattamente quello che dei genitori che sono... come dire, pronti ad aiutare una ragazza che non è tecnicamente la loro figlia, non vorrebbero sentirsi dire, no? Dice, se ti ho portato a Roma e visto la cupola di San Pietro, supponiamo, quella è la cosa più bella, il caffè che ho preso. Ci rimani un po' male. Ma siccome lei è una mamma molto tenace e suo marito un papà molto tenace, alla fine Debora è cambiata. Ma Debora, diciamo tu sempre che nonostante noi, cioè Debora è fiorita e è sbocciata, la frase che ha detto prima appunto è l'immagine di Dio, nel senso che è una persona in ricerca, è tuttora in ricerca, è una persona setata di verità, quindi... La verità è passata dalla cioccolata della macchinetta, la cioccolata della macchinetta, ecco, all'acqua. Ecco, l'anno anche dopo ha chiesto lei di andare con le sue amiche, è andata da sola al CERMIC, giusto per ecco. Bravo, dottoressa, bravissima. Allora, facciamo una cosa. Prima di dirvi che cosa questa famiglia sia stata ancora in grado di fare, sia attualmente ancora in grado di fare, insieme alla dottoressa andiamo a seguire questa storia. La signora Rosy si è trovata davanti ai propri genitori che sono stati entrambi colpiti da Alzheimer. Ha cercato aiuto, perché questo è il senso, cercare e dare aiuto. Scattano idee, vengono in mente cose importanti e questo è successo alla signora Rosy. Noi ve lo presentiamo così. Seguendo il percorso dei miei genitori, che purtroppo con l'andare avanti dell'età cominciano ad avere problemi a livello cognitivo. Noi purtroppo quasi 4 anni fa io ho perso una sorella, ma loro hanno perso una figlia. E noi eravamo in 2, adesso diciamo che sono ritornata figlia unica. Il tipo di terapie che faccio con i miei genitori sono in realtà 2, sono 2 tipi diversi di terapie. Quella che è veramente più piacevole, più così goliardica, è proprio questa della terapia di gruppo. Durante la settimana noi abbiamo altri 2 impegni, la terapia individuale. Chiaramente per fare tutte queste attività, loro non essendo autonomi, ci vuole una persona che li accompagni. Questa persona in questo caso sono io. Una volta a settimana prendo delle ferie, che è il venerdì in particolare, perché è la giornata in cui io devo necessariamente assisterli per tutto il tempo. E per quanto
riguarda invece l'altra terapia individuale che fanno al policlinico, che è 2 volte a settimana, praticamente li accompagno, la mattina scendi, vai al lavoro, poi entro le 2:30 devi tornare perché alle 3 hai la terapia, li devi passare a prendere. A volte prendo dei permessi a scuola perché io lavoro in ambito amministrativo, in ambito scolastico. E chiaramente anche questo è un sacrificio perché devi cercare di fare quadrare tutto quanto. Ho mia cognata che mi aiuta. Il progetto di terapie espressive con pazienti Alzheimer e con i loro caregiver ha come titolo Le radici che curano e si tiene ogni venerdì dentro l'Orto Botanico di Palermo. Io utilizzo stimoli sonori, non verbali, musicali che appartengono e provengono da diverse arti terapie. Questo aiuta la riattivazione e di alcune aree cerebrali importanti come l'amigdala, che è il centro delle nostre emozioni e della nostra motivazione, che è strettamente collegato anche all'ippocampo, che noi chiamiamo proprio il centro del benessere. Alla fine mi sono fermata qui anch'io, anche perché voglio vedere i loro progressi, voglio vedere come reagiscono, voglio capire se hanno bisogno di qualcosa in particolare, perché ripeto, mia madre è più presente, mio padre molto di meno, e la dottoressa, così come il gruppo, mi hanno dato la possibilità di inserirmi nel gruppo stesso, quindi faccio terapia anch'io. Questa terapia, devo dire che, a parte, credo che stia andando bene per i miei genitori, è di supporto anche a me. Che splendide persone! Questa era la nostra Antonina Ferrara. E l'Orto Botanico di Palermo, l'abbiamo visto, è uno tra i luoghi più belli al mondo. È bellissima questa idea di aiutare, no? Di sostenere e di aiutare. Allora, cerco di farla breve. Non sentendovi al massimo con 5 figli, 3 figli aiutati e inseriti all'interno di questa famiglia come e più che se fossero vostri, voi date aiuto a famiglie ucraine scappate dalla guerra. L'avete fatto. E dove lo trovate tutto questo cuore, dottoressa? Dove lo trovate? Ma è come la droga, guardi, perché se uno inizia... Ma se la droga fosse questa, guardi! Se la droga fosse questa, avanti! Quando inizia a mangiare una caramella e sente il sapore buono, il gusto buono, poi... Cioè, sono stati i nostri figli, ecco, anche qua, con le famiglie ucraine, perché avevamo una ragazza alla pari ucraina. Quando è scoppiata la guerra l'abbiamo chiamata perché già eravamo preoccupati. Cioè, l'avevamo avuta in passato e poi, certo, quindi quando... L'abbiamo contattata e lei ci ha dato questo sito I Can Help, un sito di incontro, di richiesta di famiglie che avevano bisogno di alloggio. E niente, quindi sono stati i primi nostri figli a dire sì sì papà metti. E senti, dopo c'è sta parte vostra dei figli, cioè c'è questo gruppo sindacalista del bene... chiamiamoli, facciamoli venire a casa, che è meraviglioso. Sì, è vero. Signori, se la vedete in giro, Anna Barbara Galli, non chiedetele ma perché lo fai, perché lo fate, perché vi risponderà perché no. Grazie di essere stata con noi, solare, solarissima dottoressa. Grazie infinite. Grazie. Chi vuole ne scriva un film, noi abbiamo fatto il nostro in televisione. Grazie a tutti, questa è l'ora solare. Beh, va bene.